mia triste spesa INS. Questa mattina ho fatto una piccola spesa per andare come al solito a riassortire ciò che mi manca, visto che oggi è sabato e domani non avrei intenzione di andare a fare la spesa, per cui mi sono recata stamattina presso INS, visto che era il posto più vicino nel luogo dove mi trovavo. Un piccolo appunto, ho ancora i capelli bagnati perché li ho lavati, li ho raccolti, tirati su, ho fatto un impacco con l'olio di cocco che poi ho sciacquato, grazie ai consigli che seguo scrupolosamente di Danni di Beauty, che vi consiglio sempre di andare a vedere e ad iscrivervi a questo bel canale perché vi aprirà, come ho già detto altre volte, un mondo. Ho fatto questo impacco di olio di cocco, dopodiché l'ho sciacquato. E prima dell'olio di cocco ho fatto uno shampoo e vi volevo risegnalare questo shampoo qua all'olio di mandorle dolci e fiori di ciliegio, acquistato ormai più di un mese fa, anzi quasi 2 mesi fa all'Eurospin, anche perché non utilizzo sempre gli stessi shampoo, ma li alterno anche a shampoo diciamo più curativi, ma questo è davvero ottimo. A parte la buonissima profumazione, con l'olio di mandorle all'interno, si può anche non utilizzare il balsamo, perché lascia i capelli, già morbidi. Poi, ovviamente, dipende in base alla struttura del capello, alla tipologia di capello che si ha, se sono rovinati, sfibrati, ovviamente non andrà a sostituire uno shampoo curativo o uno shampoo da salone. Però, voglio dire, se non si hanno troppe pretese e i capelli sono sani, questa è una buona alternativa e ve lo consiglio e quando lo finirò lo ricomprerò perché è un buono shampoo. Comunque vi lascio il link ad andare a vedere il video di quando ne ho parlato. Inizio a guardare lo scontrino, questa volta ho preso anche gli occhiali da lettura perché quando non metto quelli da vista, gli scontrini per me veramente sono una cosa, indecifrabile e per cui dovrò inforcare gli occhiali da lettura e seguo lo scontrino. Allora, acqua minerale naturale, di solito prendo la San Bernardo, ovviamente all'INS non hanno la San Bernardo, ho preso la Guizza che è da 2 litri e costa 17 euro, sì, 17 euro, 17 centesimi alla bottiglia. È abbastanza buona, ovviamente non ha la stessa qualità della San Bernardo, però è un'acqua che talvolta, se mi trovo all'INSE, è un'acqua che acquisto. Poi, fette biscottate, Buongiorno Natura, questa marca già l'ho presa diverse volte, anche altri articoli, e sono buone come fette biscottate, le ho prese integrali, sono 60 fette e le ho pagate 99 centesimi. Poi andiamo avanti, banane, ho preso le banane, quelle biologiche, le banane è un frutto che bisognerebbe evitare di comprarle perché ora che arrivano qua, diciamo in Italia, hanno dei passaggi e dei trattamenti che non sono il massimo della vita. Si potrebbe optare per altri frutti e non le banane. Però a me la banana è un frutto che piace e comunque sia è ricca di sostanze nutritive, di sali minerali come il potassio che sono molto utili per il nostro organismo. E perciò insomma io le compro ugualmente. Queste sono biologiche. Sono 868 grammi, all'incirca quasi un chilo e le ho pagate 2,49 euro. Pane integrale di segale ad alto contenuto di fibre. Io, come ho già detto, io pane fresco non ne acquisto mai, ma compro sempre del pane così da tenere in casa e questo l'ho pagato 1,49 euro. Fiocchi di latte light, 69 centesimi della Vitawell. E, i fiocchi di latte di nuovo sono un alimento che compro spesso, metto nelle insalate, lo mangio comunque con la verdura. Infatti la mia alimentazione è abbastanza triste, ma per chi non è abituato, meno male mangio più o meno sempre le stesse cose. Poi riso basmati, anche questo io trovo che sia un ottimo riso, fiorile, questo qua sono 2 kg. Io ho provato altre marche, diciamo blasonate, e non trovo alcuna differenza. Se un giorno salterà fuori
che ne so, una Scotti o qualche altra azienda che mi dirà: guarda che questo riso è molto meglio rispetto a tutti gli altri, può darsi anche che cambierò idea. Però attualmente come riso basmati, questo qua io lo trovo davvero ottimo, ha una buona tenuta di cottura e anche il sapore è buono. E questo l'ho pagato 3,29 € e sono ben 2 kg. E io con questo riso ci vado avanti un bel po', un bel po'. Petto di pollo, sempre della Vita Well, 110 grammi, basso contenuto di grassi, quello al forno. E questo l'ho pagato 1,39 euro. Feta, che l'avevo finita l'ultima volta, l'avevo acquistata al Mercato. Questa è sempre forse un po' meno 200 grammi e l'ho pagata 1,59 euro, pardon. Nonostante abbia gli occhiali da lettura, riesco a cannare i prezzi, incredibile. E questa l'ho già presa altre volte e paragonandola a altri tipi di feta da supermercato, che sia Coop, che siano insomma supermercati d'élite, non trovo alcuna differenza. E andiamo avanti. Insalata, non avevo più insalata di questa qua nei sacchettini, ho preso questa qua, un iceberg 200 grammi e l'ho pagata 99 centesimi. Yogurt, io prendo sempre quello magro o quello greco, però ogni tanto qualche yogurt dolcino con lo zucchero lo prendo, anche se, come vi ho già detto, evito di prendere yogurt o quant'altro con la presenza di zucchero, però questo lo uso come, diciamo, dessert di tanto in tanto quando voglio proprio di qualcosa di dolce. Questo è uno yogurt magro, l'ho preso alla banana senza lattosio, la confezione è da due, solo che nel portarlo mi si sono separati i vasetti, e questi li ho pagati ambedue 69 centesimi e sono da 125 grammi al vasetto. 30 panni cattura polvere, era da un po' che non li trovavo di questo formato, li trovavo all'incirca alla metà misura, proprio piccolissimi che non ricoprivano neanche lo spazzolone del bastone. Questi invece sono belli grandi perché sono 29 centimetri per 40 centimetri, sono gofrati, quindi attirano e catturano per bene la polvere. Ovviamente si possono utilizzare per diversi usi, pavimento, mobili, anche su computer, tablet, televisori. Non lasciano pelucchi per i vetri, ma io solitamente lo uso solo per i pavimenti, per andare a togliere la polvere e soprattutto anche i capelli che rimangono ben intrappolati su questi panni. Io ormai è anni che li uso e col formato così grande mi ci trovo molto bene. E questi, pardon, mi stavo dimenticando il prezzo, 1,99 euro. Poi sacchi neri della spazzatura, potrei anche non farveli vedere, comunque sacchi condominiali, 120 litri, sono 10 sacchi per i rifiuti e li ho pagati 99 centesimi. Ho preso questi kiwi qua, kiwi li mangio spesso, praticamente io li mangio uno al giorno, lo mangio. Il kiwi, voglio ricordare, se vi piace, di almeno uno al giorno di mangiarlo, perché con un kiwi avete il fabbisogno di vitamina C e ricopre il fabbisogno, un kiwi è già più che sufficiente. La vitamina C, ricordiamoci che stimola la produzione di collagene, quindi per la pelle è davvero ottimo, oltre a tutte le proprietà benefiche a livello intestinale, digestivo, eccetera, eccetera. Perciò se vi piace il kiwi, almeno, non almeno, ne basta uno al giorno per trarne i suoi svariati benefici. Un chilo e li ho pagati 2,99 euro. Bene, penso di aver detto tutto, di non aver lasciato niente di non detto. Questa era una piccola spesuccia del fine. Se avete qualcosa o volete confrontarvi, scrivete pure qui sotto nei commenti che io vi rispondo molto volentieri. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e grazie per avermi seguito.